l'ennesimo nostro incontro per la nostra rubrica Storie di Sport. Oggi per noi è bello incontrare Silvano Contini. Ciao Silvano. Ciao, ciao a tutti. Per chi non lo conoscesse, Silvano è stato un grandissimo campione delle due ruote negli anni 70 e 80. Uno di quegli atleti che per arrivare dove è arrivato, suppongo, hai dovuto veramente, ma veramente sudare. Raccontaci un po' di te. Diciamo che il ciclismo e lo sport in generale è comunque impegno, fatica, costanza negli allenamenti e direi che questo è importante poi nella vita quando dovrai mettere da parte un pochino lo sport e affrontare la vita di tutti i giorni, il lavoro, e questo ti insegna che comunque niente è dovuto e quindi tutti i risultati che puoi ottenere anche poi nella vita di tutti i giorni sono dovuti solo ad impegno e a costanza e a volontà. Partendo da questo grandissimo messaggio che tu stai dando a, suppongo, alle giovani leve che avanzano, perché sennò ci lamenteremo sempre che non sono capaci, poi in realtà siamo noi che dobbiamo fare i formatori. Però passiamo al lato sportivo, raccontaci un po' la tua carriera sportiva. Io sono nato ciclisticamente proprio qui a Caravate, venendo a scuola proprio alle scuole medie a Caravate in bicicletta è nata la mia passione per il ciclismo. E da lì ho cominciato solo ed esclusivamente per il piacere di andare in bicicletta, perché proprio mi piaceva, e piano piano sono arrivati anche i risultati e mi sono trovato proiettato nel mondo del ciclismo professionistico. A 19 anni ho avuto questa proposta dalla Bianchi e ho deciso di fare il grande salto, anche perché mi sono detto in quel momento: ci provo, se va bene va bene, se no l'anno prossimo comincerò a lavorare come tutte le persone normali. Mi è andata bene e direi che ho fatto 13 anni di sport a buoni livelli, vincendo anche diverse corse, partecipando a 5 mondiali. Ricordiamo la tua più grande vittoria. Diciamo che la più importante è sicuramente la Liegi-Bastogne-Liegi, che è una delle classiche. Vincere in Belgio. Vincere quella devi essere un campione. Beh, io non mi reputo un campione, io mi reputo un buon corridore che ha saputo dare il massimo di quello che poteva dare il mio fisico, ecco. Più di così non penso che avrei potuto fare. Magari, ecco, l'unico rammarico è un Giro d'Italia che purtroppo ho incrociato sulla mia strada un grande Bernard Hinault, che è stato il numero uno negli anni 80, per cui era quasi impossibile batterlo. Grandissimo atleta, ma grandissimo uomo, abbiamo detto prima. Sicuramente un grande atleta, un grande uomo, una grande umanità, e lo sta dimostrando anche adesso, come stavano dicendo prima, che con la sua costanza, la sua professionalità è riuscito a prendere in mano l'organizzazione del Giro di Francia, e quindi questo bisogna dire che solo persone di valore, e questo, diciamo, che oltre al ciclismo ha dato la dimostrazione che vale anche fuori dal ciclismo. Quindi anche con te lo sport, scuola di vita. Sicuramente lo sport è un insegnamento grandissimo per i ragazzi, perché quando dovranno affrontare la vita si ricorderanno dei sacrifici fatti magari per raggiungere alcuni obiettivi nello sport, e questo ti alleggerirà sicuramente le difficoltà che la vita di tutti i giorni ti propone. Io ti ringrazio tantissimo Silvano per questa opportunità che ci stai dando a noi del Varesotto, e un in bocca al lupo per la tua nuova attività. Grazie mille, un grande saluto a tutti.